Dopo la lunga sequenza di parabole che hanno illustrato le esigenze della sequela, in questa 27esima domenica per annum facciamo nostra l'invocazione degli Apostoli: accresci in noi la fede, consapevoli che solo in questa dimensione saremo capaci dell'ascolto e della pratica delle parole del Maestro. Nella lettura semicontinua del terzo Evangelo, però, sono omessi i primi versetti del capitolo 17, nei quali, facendo riferimento alle dinamiche interne degli spazi comunitari, viene affrontato un altro problema spinoso, il perdono fraterno. Già, lo spazio ecclesiale, la comunità dei credenti. Questa ambientazione evangelica evocata dai destinatari delle parole di Gesù, dai protagonisti della parabola, dai verbi usati e dalla quale non possiamo prescindere, mi ha suggerito di collocare la nostra contemplazione domenicale dentro una chiesa. Andiamo insieme a Batalha, in Portogallo, nello splendido monastero o convento di Santa Maria da Vitoria. A 50 km a nord di Lisbona sorge questo straordinario complesso architettonico iniziato nel 1386 e ultimato, si fa per dire, nel 1517, voluto da Re Giovanni I del Portogallo per sciogliere il voto fatto alla Madonna prima dell'inizio della battaglia di Ajubarrota. Ci vollero ben 7 regni ed una 15ina di architetti che si susseguirono per condurre in porto il cantiere, che, influenzato dal gotico perpendicolare inglese, si arricchì nel 400 del gotico flamboyant, per essere completato nello stile rinascimentale tipico del Portogallo, il manuelino. Eppure, con tutta la sua storia importante, questa splendida chiesa domenicana nel 1538 dovette cedere il passo ad un altro complesso monastico, questa volta a Lisbona, sulle rive del Tago, il monastero dos Geronimos. Lo scorrere dei secoli ha tinto di color ocra gialla quella che era la pietra bianca di Porto de Mos. Varcato il portale centrale, dalla cui strombatura una piccola folla di personaggi dell'Antico e del Nuovo Testamento che fanno corona al Cristo Giudice asseso in trono accoglie chi entra, si è immersi in una sorta di foresta di colonne altissime. Ma la vera sorpresa in questo edificio, dalla lunga storia e dai tanti stili, è la cappella incompiuta, che fu commissionata nel 1437 dal re Edoardo del Portogallo e che doveva servire come secondo mausoleo reale per sé e i suoi discendenti. In essa, però, riposano solo lui e la moglie Eleonora d'Aragona. A pianta ottagonale si entra in questo spazio attraverso un arco in puro stile manuelino e subito si vede il cielo aperto. Stiamo di fronte a questa splendida architettura incompiuta che ci parla del non necessario che sta al cuore del vivere ecclesiale e del vivere di ciascun discepolo. Alla richiesta di aggiungere fede fatta agli degli apostoli, da coloro che nella comunità hanno responsabilità, Gesù risponde con un minimo che diviene spazio sufficiente all'azione di Dio e li ricolloca in quella dimensione di servizio, criterio secondo il quale Gesù interpreta l'autorità ecclesiale. Ma che tipo di servi? Inutili, non necessari, cioè semplicemente servi. Uomini e donne capaci di ascolto e di obbedienza della parola del Maestro. Lui sì, l'unico necessario per dare compimento all'edificio della Chiesa. Mi perdonerete se a conclusione recupero le parole di una preghiera di San Paolo VI. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per vivere in comunione con Dio Padre, per diventare con te che sei figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo.